però due passi in croce li vorrei mettere. Crobat, attenzione, livello 17, ma ne ha presa per il culo. Il Pokémon leggendario Reshiram, io sarò il nuovo eroe e tu il mio migliore amico. Io sarò il nuovo eroe e il tuo migliore amico. Abbiamo trovato un migliore amico senza aver detto nemmeno una parola. Che bella l'amicizia. È così facile nei giochi Pokémon. Prima di affrontare la palestra, non andremo di certo già quindi alla palestra, ma andremo nella famosa palude, sì, mi pare che una palude, di questa città. Allora abbiamo già, questa non è un'allenatrice, no? Questa ci dà l'MT, che sarà un MT che in realtà sarà spaccaroccia, ma adesso è randomizzata. Vediamo un po' cosa ci dà. Velenogas, non ci piace, non ci piace. E ovviamente ci descrive spaccaroccia. Vabbè, certo. Questa non ci dice niente, non ce ne frega niente. Ok, questa ci cura i Pokémon e qui dovremmo trovare... Ah, un revitalizzante, ok. Utile, utile. Aspettate che però lì ho avvistato qualcosa. C'è della sabbia soffice. Eh sì, vabbè, poteva mai non esserci nulla qui. Dai, riflettete, ragazzi. Allora, andiamo nella palude di Zefiropoli, forza. Ah no, questa è proprio l'anteprima del bosco girandolo, ok. Allora, questi cosi un tempo avevano Petitil e Cotonì. Adesso non so proprio cosa potrebbero avere. Spero non Petitil e Cotonì. Allenatore, fammi vedere la tua squadra di Pokémon. Sì, ragazzi, probabilmente potrò sembrare anche un po' scocciante ogni tanto, ma mi piace tantissimo ricordare proprio il gioco come era alle sue origini, ai suoi albori, perché è stato un gioco che mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto veramente tanto. Io veramente, come ho visto Snivy, me ne sono innamorato, vabbè, ma comunque sono dettagli. Pietrataglio! KO e Lumise. Ma stai scherzando? Era un Piplup! Che ha illusione! Però dopo comunque viene il Lumise, quindi alla fine morirei lo stesso. Però il Lumise è più difensivo, quindi non di certo muore come uno zampillo. Se l'avessi saputo avrei potuto fare un'altra mossa. Morto è anche il Lumise. Siamo a livello 19 sicuro. E infatti... Dai, impara una nuova mossa. No, ok, non la vuole imparare. E vabbè. Facciamo salire gli Yotobi a livello 20, anche perché allenare gli Yotobi è divertente, mi piace. Ehi, allenatore, vuoi vedere che Pokémon ho? È quasi scontata la risposta. Un Pokémon, ed è Slugma. Che è un Pokémon di tipo fuoco roccia, quindi un bola raggio dovrebbe tranquillamente buttarlo giù. Proviamo. Su Horas ho trovato uno Slugma che conosceva tramite il radarino, radar piccolo che sta sul touch. Uno Slugma che conosceva Geoforza. L'avevo catturato, ma alla fine ho trovato un Camerupt con onda calda, mi pare. Anzi, un Numel con onda calda, e alla fine ho continuato ad usare Numel. Vabbè. Per chi lo volesse sapere, ma tanto non lo vuole sapere nessuno, non ho ancora finito nemmeno X e Y. Sono arrivato alla Via Vittoria. E vabbè. Anche l'acqua, come tutto il resto del gioco, possiede queste specie di croci sopra. Devo assolutamente capire perché ci sono questi errori. Ma vabbè. Allora, continuiamo. Vabbè. Armald. Un bel Pokémon. A livello 15. Sti cazzi, che livelli alti. Forse siamo un po' indietro con l'allenamento. Andiamo di Zampillo. KO Armaldo, poiché è super efficace. Coleottero. Era Coleottero Roccia, non mi ricordo. Mi pare che era qualcosa che aveva a che fare anche con l'acciaio. No, vabbè, mi pare che era Coleottero Roccia e basta. Allora, qui abbiamo un altro allenatore, un bullo. Bene, sono carico, iniziamo subito. Va bene. Vediamo un po' chi hai tu. Tre Pokémon, allora vuol dire che saranno di livello basso. Il primo è Rapidash. Vabbè, dai, il gioco sta cominciando adesso. Livello basso niente, livello 13. Qua i livelli non sono per niente bassi. Proviamo un bolla raggio, però secondo me non lo facciamo, non lo mandiamo KO.
Anche perché comunque l'attacco speciale di Yotobi non è che sia così alto. Però grazie al fatto che comunque Zampillo diventa potentissimo quando ha tutti i PS, perché la sua potenza è proporzionale ai PS, così come l'altra mossa che adesso mi viene il nome, ah sì, eruzione, e di conseguenza riusciamo a colmare in parte questa cosa, questo difetto, diciamo. Bailiff, no, cambia. Aspetta, però forse possiamo sconfiggerlo, dai, sarà, è di livello 13, ma chi se ne frega. Se viene sconfitto Yotobi, mi dovrete dire tutti nei commenti, te l'avevo detto. No! Sdoppiatore, ok. Ok. Se viene sconfitto Yotobi, dovete dirmi tutti nei commenti, te l'avevo detto. Ancora eviti l'attacco, che palle. Però ogni volta che dico quella frase evita l'attacco, quindi vaffanculo, non dovete scrivermi niente. E vedete che funziona. K.O. anche Bailiff, siamo saliti a livello 20 finalmente. Ah, imparo una nuova mossa. Il prossimo Pokémon sarà Entei. E vabbè, i leggendari ci stanno anche, però un po' di calma nel metterli. Entei, potremmo farlo fuori con un Zampillo. Dovremmo anche essere più veloci, yes. K.O. anche Entei, fantastico. Dai, dacci i punti esperienza, voglio sentire il brivido dei punti esperienza. Mi aspettavo di più. Però comunque Yotobi è salito a livello 20, quindi comunque il suo, il nostro obiettivo di allenamento è andato a buon fine. No, Colditz lo stiamo un po' trascurando. Non vuole trascurare nessuno in questa Nuzlocke. Allora, qui dovrebbero uscire i Pokémon di livello più alto. Vediamo chi esce. Sto morendo. Bello, bello son. Bello son. Vabbè. Qui escono Pokémon di tipo erba dappertutto, veramente. Noi, giusto noi che abbiamo scelto Groton, che abbiamo comunque Sio. Fendifoglia, attenzione. Andiamo di Oscuro Tuffo. E non muore. Incredibile. Che bulcosità. Oh, calmissima devi stare. Anzi, calmissimo, perché sei maschio. K.O. anche Bellosom. Dammi dei punti esperienza decenti, per piacere. Ah, no. Non ci possiamo lamentare. Però, due passi in croce li vorrei mettere. Crobat! Attenzione! Livello 17! Ma ne ha presa per il culo! Sosia! No. Sosia di Crobat. Ma mi vuoi prendere per il culo? Lo so benissimo che adesso farai pugno d'ombra. Quindi, mandiamo in campo Sio! Guardate proprio il pugno d'ombra che adesso mi farà. Guardatelo. Pugno d'ombra! Vedetelo, è diventato scontato il gioco. Proprio che vogliono buttarmi giù il mio Noccolditz. Ma Noccolditz non ci sta. Verde bufera, va via. K.O. anche Crobat, che incredibilmente con verde bufera nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Ma è a tuo rischio e pericolo utilizzare Sosia. Anzi, avere Sosia. Noccolditz sale a livello 20. Vorrebbe imparare maledizione. No, ma maledizione non ci interessa, mi dispiace. Non ce ne frega proprio niente. Allora, continuiamo nell'erba selvatica, vediamo un po' chi esce qui. Un altro. Basta. Quilava, che figo, livello 15. È incredibile Quilava. Forse posso catturarlo. Anche perché sarà un bellissimo Typhlosion. E non è un Pokémon che fa cagare. E probabilmente faremo la squadra di starter, ma chi se ne frega? Vai di pugno d'ombra. Marchia fuoco. Oh. Calma però. Oh. Pugno d'ombra, ok. Possiamo provare a catturarlo, ma ho paura di lasciare Noccolditz in campo. Per cui mandiamo Yotobi. Crescita. Incredibile sta mossa, che comunque hanno praticamente tutti i tipi. Però ho un po' paura. Proviamo a catturare. Ah, abbiamo più Pokéball adesso. Ok, proviamo con la solita Pokéball, perché a noi piacciono le Pokéball. Dai! Uno! No, non ce la facciamo. Frustrazione, attenzione. No, fa pochissimo. Allora, non possiamo attaccare con Yotobi, perché faremo troppo male a questo Quilava.
Dai, dobbiamo riuscire a catturarlo. Voglio sentire il brivido di avere un Pokémon di tipo fuoco. Ruota fuoco. Però comunque, avere crescita è molto utile per Quilava. È un po' come avere Cuor di Leone, che Cuor di Leone è una mossa che mi è sempre piaciuta. Dai col... No, non ce la facciamo però. Ruota fuoco ancora. È il fatto brutto che non posso sostituire perché verrei colpito da una mossa che comunque è... viene da un Quilava a più uno. Proviamo con una Curable. Dai, ti puoi far curare, forza, fatti catturare, vai, curare, dai. Sta musichetta del cazzo non funziona. E questo continua con ruota fuoco, non mi dà la possibilità di sostituire. Proviamo con ancora con una Curable, dai! Oh! Uno! No, non ce la facciamo. Vabbè, adesso non conto più perché tanto alla fine ho visto che non funziona sta strategia. Proviamo sempre con la nostra Curable. Ci stiamo finendo praticamente tutte le Pokéball. Probabilmente alla fine lo ammazzerò. Non conto più, eh? Vabbè, alla fine ho parlato lo stesso. Probabilmente non devo proprio parlare, ma proprio per niente. Allora, continuiamo. Terapia PS. Ma no, Pokéball. Proviamo con la Scurball, dai, una Pokéball a caso. È come se fosse una Pokéball, perché non ha effetto, non stiamo nelle grotte. Però catturalo lo stesso. Dai! Marchia fuoco. Ma io vorrei fare un piccolo cambio. In fondo, fammelo fare, dai! Oh, se continui ad attaccare, però non posso rischiare. Dai! Uno, due, tre, catturalo! Oh, ce l'avevo fatta! Finalmente, dai! Ce l'abbiamo fatta! Mio Dio! Intimorisci i nemici con il calore delle sue fiamme. Se è pronto a lottare, le vampate sono più attenti. Su questa Pokémon non ho assolutamente dubbi sul soprannome, l'avevo già pensato sin dall'inizio della Nuzlocke. Dato che è comunque un Pokémon molto vivace, non posso che chiamarlo, che non chiamarlo, Favijay. Quindi abbiamo anche Favijay in squadra, stiamo facendo proprio la squadra, incredibile. Come ho scritto, come l'ho scritto Favijay. Ma soprattutto perché si vede così con la J distaccata di lato, proprio. Vabbè. Ruota fuoco, crescita, marchio fuoco e forzazione. Ah sì, è vero, giustamente abbiamo visto la mossa. Diminuisce l'attacco speciale, aumenta la difesa speciale, vabbè. Forza bruta, aumenta i danni annullando le altre. Ah sì, a forza bruta. Beh, non è male. Potrei trarne il vantaggio. Andiamo a farci curare da questa, però senza andare nell'erba selvatica, grazie. Ma che? Ma tu mi devi curare! Non devo combattere, mi devi curare! Ma che vuole sta stronza? Allo mola! Allova, yeah! No, era pessima. Però no, Colditz non ha tanti DPS. Non posso rischiare di lasciarlo in campo. Proviamo a sostituire con Sio, alla fine è la scelta migliore. Guardate che adesso mi spara un idrocannone. Idrondata! Minchia, i danni non sono pochi. Sì, perché nonostante Sio non tolga nulla, comunque... ha tolto un bel po'. Vabbè, la resistenza di Alomola è famosa in tutto il mondo. Un altro erbapatto. KO anche Alomola. Alomola... Adesso puoi rivitalizzarmi i Pokémon, grazie. Oh, finalmente. Dai, non voi infermieri non dovete lottare, non è questo il vostro compito. Nei paraggi di Bosco Girandola ci sono molti Pokémon che usano le mosse veleno e paralisi. Se hai bisogno, vieni da me. Sicuramente torneremo. Ma non di certo per veleno e paralisi. Pokédark, sei tu! Pokédark, sei tu! Vuoi tornare in squadra, Pokédark? Sei tornato! Dai, torna in squadra con noi! No, incredibile, ragazzi, non ci posso credere, abbiamo ritrovato Pokédark. Che bello! Oh! Calma con queste mosse. Calma.
potrei provare a sostituire per mettere, per fare qualche danno un po' di più all'Arbitar, perché probabilmente non basta per catturarlo. E abbiamo solo una Sheik Ball. Proviamo, altrimenti pace. Se vuoi tornare in squadra puoi farlo, ma devi farlo solo con questa Sheik Ball. Dai l'Arbitar, mi dispiace, ma verrai ammazzato. Idrondata. Ha le stesse mosse del mio Pokédark. Oh, Pokédark, come mi manchi. Ma stai tranquillo che se qui ti trovi, ti verrò a riprendere. E non ti farò ammazzare mai più. Allora, facciamo curare. No, ragazzi, comunque no. Se qui è uscito Pokédark una volta, dovrà riuscire anche un'altra. Per forza. Deve riuscire. Perché è un segno del destino che sia uscito, proprio qui tra tanti Pokémon che sarebbero potuti uscire. Non voglio curarmi! Allora, dobbiamo comprare delle Pokéball. In più, alle Pokéball dobbiamo comprare delle super pozioni. Abbiamo soldi per comprarne 17, così pochi. Compriamo allora solo 5 super pozioni. Proviamo a comprare delle Mega Ball. Che possiamo comprare 14. Ne compreremo 7. In più ci affideremo alle famosissime Pokéball. Possiamo comprarne 21. Ne compreremo 10. Perfetto. Riceviamo in omaggio anche una Premeball. Allora continuiamo. Allora facciamo così. Siccome comunque per far uscire l'Arbitar comunque ci è voluto un po' di tempo, io non posso stare a cercarlo proprio fisicamente, quindi se esce è bene, se no no ragazzi, non posso farci nulla. Allora, tutti i Pokémon sono ad un buon livello tranne FaviJ. Dobbiamo allenare FaviJ. Proviamo a vedere un po' chi esce. Empoleon! Che bello! Vabbè, tu, FaviJ, devi sparire adesso, subito. Devi sparire prima che ti ammazza Empoleon. Che bello Empoleon, però noi comunque abbiamo già Yotobi. Non ne sarebbe sicuramente fermo. Guardate quanti danni ci ha fatto con azione. Si vede proprio che è un Pokémon molto potente. Poi tra tutte le mosse che poteva avere, giusto azione, incredibile. Fanghiglia! Vabbè, qui si passa a un livello superiore. Allora, continuiamo con Erbapatto. KO finalmente Empoleon. Meno male che ho sostituito, perché avrebbe potuto fare un Fanghiglia più che potente. Allora, abbiamo una Lastra Idro. Oh, questa potrebbe esserci utile. Sì, potrebbe esserci veramente utile. Proviamo a darla. Dov'è? Ah, viene sopra sopra. Era abituato a XY. No. Abbiamo sbagliato. Cioè, ho sbagliato. Strumenti, prendi. Dobbiamo darla a Yotobi. Strumenti, dai. Lastra Idro. Perfetto. Proviamo a cercare uno strumento anche per Sio, dai. Ma vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo una sabbia soffice, non ha mosse di tipo terra. Un'abile cintura, non ci interessa perché non ho un vasto moveset con cui farla valere questa abile cintura. Un po' silentico che vive in mare, quindi probabilmente è... Ah, Helix Phrase, Helix Fossil, adesso me lo ricordo, sì, è cosa là, come si chiama? Omastar, la disevoluzione di Omastar, sì, ho capito. Però comunque abbiamo già un Pokémon di tipo acqua, persino acqua-terra, quindi comunque non ce ne frega niente. Aspetta, prima di battere quell'allenatore, però avrei voluto... Vabbè. Oh, bello Som! Yes, possiamo ottenere un po' di esperienza. Allora, facciamo così. Archi a fuoco potrebbe fallire. Potrebbe... Vabbè, andiamo direttamente di ruota fuoco, chi se ne frega. Quasi KO, bello Som! Fendifoglia, attenzione ai crit di Fendifoglia. Nessun crit. Facciamo frustrazione, anche perché adesso non abbiamo molta amicizia, quindi
sicuramente andrà KO, ok? Ah, pure il crit abbiamo fatto, perfetto. KO anche Bellosom. Livello 16 per Favij. Ok. Non vorrei battere quel bullo, ma non mi posso nemmeno girare un secondo. I miei tasti funzionano più, porca puttana. Allora, salvo bullo. P-Dub. Oh, attenzione, questa è molto probabile come randomizzata. Allora, con Favij facciamo crescita. Acqua getto! Da un P-Dub! Non sta, non va bene. Allora, proviamo ad attaccare adesso con il vuotofuoco, anche perché comunque l'acqua getto di prima non è che ci abbia fatto proprio così tanto male. Adesso mi fa il crit pure Favij, lo so già. Ah no, ok. Ruota fuoco. Ah, quasi KO. Vabbè, acqua getto non dovrebbe mandarci KO. Oh, adesso siamo anche più veloci, ha finito di usare priority, grazie, P-Dub, ciao. Il prossimo Pokémon sarà Untail. E qui dobbiamo per forza cambiare. Mandiamo in campo No Colditz. Si deve allenare non anche No Colditz, dai. Anche perché non è che possiamo allenare solo Sio. Ed ecco qui Untail. Un Pokémon di tipo acqua, che è praticamente la controparte di Gorebice. Ed è più forte in attacco, mentre Gorebice è più forte in attacco speciale. Si intende solamente come... Faccio solo la differenza in base a chi è più forte in attacco o attacco speciale, ma in realtà, ad esempio, Gorebice, se non sbaglio, era più forte in difesa, molto difensivo. Oscuro tuffo. Lui, invece, se non sbaglio, è più forte in difesa speciale. Ma sono tutti e due entrambi molto lenti, diciamo. Livello quasi 21... L'abbiamo quasi sfiorato. Allora, Favij ha bisogno di cure, quindi torniamo immediatamente dall'infermiera stronza. Ah, ok, Wigglytuff. Non dobbiamo, il bello di questi giochi è che non dobbiamo sottovalutare nemmeno un Wigglytuff. E adesso vi faccio vedere. Utilizziamo... No, non voglio usarla. Dai. Vabbè, se muore, muore, se non muore. Facciamo un marchio a fuoco. Abbiamo fatto pochissimo. Vedete, infatti, usa azione. Guardate i danni che ci fa. Però aspettate, se fa un'altra azione resistiamo. Quindi andiamo di ruota a fuoco. Dai, fai un'altra azione e non crittare, grazie. Azione. 2 PS. Sì, vabbè, veramente. È tutto ben calcolato. Frustrazione. KO anche Wigglytuff. Questo dovrebbe dare più punti esperienza. 347, sì, vabbè, sono già un po' di più. Ok, siamo anche saliti a livello 17 prima di tornare dall'infermiera Joy. Meglio del previsto. Tutta di corsa! No, dai, non si può. Un altro Empoleon. Non ti preoccupare, non combatterai con Empoleon. Tranquillo, tranquillo. Andiamo in campo Sio. Vabbè, immaginavate un Empoleon col trappo arena in questo momento. Proprio incredibile. Visto l'acqua, ci siamo salvati giusto in tempo. Proviamo di nuovo a fare un verde bufera perché voglio ammazzarlo. Devi morire, ti prego. Muori con un colpo. C'eravamo quasi. C'eravamo quasi. Azione. Aspetta. Facciamo il papatto. Vai. Ok. Dai, però l'arbitro devi uscire anche tu, perché... Se sei uscito vuol dire che sei rimasto ancora nei nostri cuori. E qui sei uscito l'ultima volta. Golem. Ah, però a livello 15. Cazzo, i livelli non sono bassi qua. Non sono per niente bassi. Proviamo a sostituire con Yotobi. Non mi fare mosse di tipo terra perché bestemmio. Non sei bestemmio, guarda. Movimento sismico. Ma che... Ok, facciamo un bolaraggio, dai, tranquillo. KO, easy easy, muori. Ok. KO anche Golem, dovremmo ricevere... Credevo di ricevere più punti. Favij è salito a livello 18, ah sì, vabbè, li abbiamo spartiti con Favij. Oh, siamo arrivati finalmente dall'infermiera Joy.
Oh, che stanchezza. No, mi dispiace ragazzi, però non ce la faccio più a proseguire, sono stanco. Quindi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo ad un prossimo video, sempre quindi con una prossima parte di Pokémon versione bianca, randomizer, Nuzlocke, tutto. E cercheremo di ritrovare l'Arbitar, perché come abbiamo visto, non chiamiamolo manco più l'Arbitar, chiamiamolo direttamente Pokédark. Pokédark vuole tornare con noi, nonostante abbia perso, ci abbia abbandonato proprio subito con Komor, quel Komor di merda. Quindi noi lo rivogliamo in squadra, se volete che lo cerchi, diciamo, basta lasciare un commento con scritto appunto, sì, cercalo, oppure no. Perché sinceramente non abbiamo già un tipo roccia in squadra, che si tratta appunto di Yotobi. Per cui non saprei se aggiungere comunque un altro membro, che sarebbe comunque una ripetizione di tipi. Per cui magari lasciate un commento in cui mi dite se posso riprendere l'Arbitar, se magari sarebbe comunque una buona idea riprendere l'Arbitar oppure no. Insomma questo, tanto per coinvolgervi anche nei commenti. Quindi noi ci rivediamo ad una prossima parte su Pokémon versione bianca eccetera eccetera. Ciao a tutti ragazzi.